Oggi, mentre venivo qui alla Camera e pensavo a questa giornata, pensavo all'importanza di celebrare la partecipazione al voto delle donne, mi chiedevo in 70 anni cosa in effetti si fosse fatto per le donne in Italia, ma soprattutto quanta di quella necessaria rivoluzione culturale di cui abbiamo ancora drammaticamente bisogno fosse compiuta nel rispetto della donna come persona, innanzitutto, non soltanto nella dinamica delle pari opportunità, nel rispetto dei ruoli uomo-donna, ma quanto effettivamente oggi avesse ancora senso essere qui a celebrare un'occasione importante quale quella del riconoscimento e della partecipazione al voto delle donne nella giornata dell'8 marzo. E allora, anche l'aver ricevuto in quest'Aula un simbolo, un fiore da parte di una collega, io non so chi ce lo ha voluto recapitare, e non me ne voglia, ma io questo simbolo oggi non lo voglio accettare, Presidente, colleghe, colleghi. Non lo voglio accettare perché in Italia non abbiamo più bisogno di simboli. In Italia abbiamo drammaticamente bisogno di fatti. E i fatti sono che oggi, nel 2016, ancora le donne stentano a veder riconosciuto il loro valore come persona. E questo lo vediamo nel mondo del lavoro, dove ancora le retribuzioni alle donne sono inferiori del 30% rispetto a quelle degli uomini. Lo vediamo nella difficoltà che tantissime donne ancora hanno nel dover scegliere se diventare madri o se andare a lavorare. Perché viviamo in un paese dove la maternità evidentemente non è considerata nel suo pieno e vero valore sociale, perché ancora abbiamo tantissimi problemi nel dare alle donne quei servizi e quella rassicurazione che mettendo al mondo un figlio poi ci sia un asilo nido dove poterlo mandare questo bambino e magari un asilo nido gratuito dove poter mandare questo bambino dove avviene nella laica Francia. Perché ancora oggi viviamo in una società in cui, e mi dispiace, io non ho figli, penso alle mie nipoti, figli non se ne fanno più. L'Italia è in questo momento in una fase di emergenza nascite, non ci sono più nascite. Noi rischiamo di tornare indietro e di non avere un futuro per la nostra Italia. Allora, rispetto a questo mi chiedevo quanto fosse importante questa giornata. Se effettivamente dobbiamo ancora pensare che basta celebrare in un giorno la dimensione della donna e se invece forse non sarebbe bene cominciare a non celebrarla più questa giornata fino a che non ci saranno fatti per cui le donne potranno sentirsi veramente cittadine, veramente partecipi alla vita democratica italiana. Penso alle tante donne che oggi si vogliono dedicare solo alla famiglia e a cui lo Stato non dà le pensioni che meritano. E magari pensa pure di tagliare le pensioni di reversibilità, pensa a quelle donne che scelgono perché non possono far altro di dedicarsi alla propria famiglia e vengono considerate come dei parassiti da lasciare all'angolo, da lasciare in disparte. Oppure penso alle tante donne che sono qui in Italia in maniera legittima, che sono arrivati da altri paesi, come una ragazza che qualche giorno fa ha raccontato alla propria maestra di religione musulmana di non veder riconosciuta la propria libertà di vivere in modo occidentale nel nostro paese. E penso quindi a quelle religioni che ancora considerano la donna un oggetto di proprietà, a cui vietare di essere se stessa, a cui vietare anche ancora di poter andare a votare, magari, a cui infliggere delle pratiche allucinanti. Penso alle donne che ancora oggi vengono sottoposte a quella drammatica arte dell'infibulazione. Penso quindi alle tante donne che oggi vivono in Italia e che non si sentono italiane perché dallo Stato non hanno riconosciuto nulla del loro essere donna. Allora, rispetto a questo, Presidente, colleghi, noi abbiamo presentato una mozione un po' differente dalle altre. La nostra mozione parte dal riconoscimento di un fatto importante, sì, quello della partecipazione al voto delle donne, ma vede, e ovviamente il Governo ha dato parere contrario a queste nostre premesse,
vuole denunciare la mancanza di partecipazione vera alla vita democratica dei cittadini, uomini e donne che sono fuori da questo palazzo, ai quali oggi sempre più spesso viene negata la possibilità di potersi votare il proprio governo e di poter vedere seduto tra i banchi qualcuno che li rappresenta veramente, che magari non sta cercando di mercificare anche il corpo delle donne, dando o cercando di dare, come qualcuno ha già fatto, la possibilità di andarsi a comprare l'utero di una donna per mettere al mondo un proprio figlio, posto che essere genitori è un desiderio legittimo, ma non può diventare un diritto, perché diventare un diritto questo apre alla mercificazione del corpo femminile. Spiace che alcune femministe presenti in quest'Aula, rispetto a una pratica ignobile e vergognosa come quella della maternità surrogata o dell'utero in affitto, ancora non abbiano fatto le barricate come le ho viste fare in altri momenti e per giustissime cause. Allora, rispetto a questo, la nostra mozione dice chiaramente che a distanza di 70 anni è opportuno riconsegnare all'Italia la possibilità di partecipare veramente alla vita democratica, dando la possibilità agli italiani di poter tornare al voto. Che a distanza di 70 anni da quando le donne hanno partecipato al voto, in Italia ancora non c'è un sistema di welfare in grado di poter sostenere la donna all'interno della famiglia o comunque la donna nella sua crescita professionale e personale. Noi diciamo in questa mozione che se non si recuperano le pari opportunità e blocchi di partenza, non prevarrà mai il merito, e per noi una società che non dà priorità alla meritocrazia, al merito, prima ancora che al sesso, è una società non pienamente democratica e partecipata. Allora noi in questa nostra mozione chiediamo di rimuovere tutti quelli che sono gli ostacoli che impediscono alle donne di essere messe in condizioni di parità ai blocchi di partenza. Poi, secondo noi, e lottiamo per questo e facciamo politica per questo, dovrebbe vincere solo ed esclusivamente il merito. Ci sono donne capaci, coraggiose, che lottano per vedere affermata la propria dignità, come ci sono donne che hanno deciso di rinunciare alla loro battaglia. Ci sono uomini capaci e ci sono uomini meno capaci, ma l'unico che lo può stabilire è un grande principio, che è il principio della meritocrazia. E anche in politica questo principio ormai dovrebbe essere alla base del nostro ragionamento, perché le quote rosa che abbiamo accettato ad un certo punto quale male necessario, oggi non rispondono più a quella necessaria rivoluzione culturale con cui ho iniziato il mio intervento. Ecco, noi siamo qui per compiere e per portare a compimento quella rivoluzione culturale dove uomini e donne siano messi nelle stesse condizioni di partenza, dove possa vincere il merito, ma dove soprattutto venga rispettata la dignità della persona, sia essa un uomo o sia essa una donna. Grazie.